a tutti, quando ho postato dei video delle anticipazioni del corso diminuita rivelata, molti di voi mi hanno chiesto che chitarre stessi usando. Allora, prima di tutto sono Eco, ça va sans dire, e sono delle SA semi acustiche, questa è la sigla che le contraddistingue. E ho utilizzato una SA750, SA350 e mia SA. E adesso ve le faccio vedere. La prima che vi mostro è la mia SA, che è una hollow body. Attenzione, una hollow body non così tanto vuota, è vuota soltanto in questa zona. A me piacciono particolarmente questi pick-up e il circuito col push-push che abbiamo inserito. Adesso ho messo un suono veramente un clean qualsiasi. Abbiamo humbucker, single coil, due humbucker, due single coil, humbucker al manico, single coil, un po' di overdrive, l'humbucker al manico, splittato. Ponte. Singolo. Poi ci sono altre due semiacustiche che invece fanno parte della serie Tribute, che sono la SA350 e SA750 che vi mostro. Questa bellezza invece è la SA750, chitarra tipicamente jazz, hollow body. La potete vedere nelle sapienti mani anche del grande Gigi Cifarelli. Due humbucker, questa in questo caso non sono splittabili. Invece di dei quadrati, dei rombi, eccetera, abbiamo lasciato qualcosa di molto pulito, soltanto i nostri dot, che sono di grandezze diverse, dal più grande al più piccolo. L'humbucker al manico col tono chiuso è particolarmente interessante, a mio avviso. Tono. Entrambi. Anche in questo caso possiamo fare questa cosa. Eccetera. Poi c'è la terza semiacustica di cui vi ho parlato, che è la SA350, che vi faccio ascoltare. SA350 fa parte della serie Tribute, di nuovo una semiacustica. I pick-up sono gli stessi della SA750. Cambia invece il colore dei pot, mi accorgo solo ora che non ho ancora tolto la pellicola del battipenna, ecco che l'andiamo a salutare. Anche in questo caso abbiamo i segnatasti pallini piccolini dal 5 mm in giù. In questo caso i pick-up sono più vicini, quindi spingono di più. E questa è la terza chitarra che ho usato nel corso diminuita, rivelata. Quindi grazie per le domande, mi fa sempre piacere che siate curiosi anche sulla strumentazione. In questo caso ho utilizzato i miei profili sul Camper per fare questo corso. Non mi serviva la botta, per esempio, che ho avuto con la mezza barba per suonare gli intervalli. Mi serviva un suono pulito, ho utilizzato alcuni profili puliti che fanno parte dei miei pack, che trovate comunque sul mio store. Quindi vi lascio con qualche esempio tratto dal corso Suonare gli intervalli che ho suonato con queste chitarre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto e leggerò con piacere i vostri commenti. Fatemi anche sapere se trovate le chitarre nei negozi, altrimenti avvisate i vostri negozianti che la Eco ha fatto 3 semiacustiche. Ciao!